Buongiorno signore e signori, qui da Latina, dalla ridente città con la pioggia, tutto bene. Vi do il benvenuto su questa live, anche insomma, se ci vuole ancora un pochino che qualcun altro si colleghi, intanto diamo un pochino di tempo ai ritardatari. Dove siete? Siete al mare? Siete con questo tempo? Che cosa fate? E dove? Sì, da dove seguite le live sul gruppo. Mentre aspettiamo un po' di persone a collegarsi, intanto vi voglio ricordare la presenza del gruppo Progettazione Competitiva. Su questo gruppo che cosa avviene e che cosa accade? Dunque, innanzitutto questo gruppo è una nicchia ristretta di progettisti. Progettisti principalmente interessati alla progettazione BIM, ma anche alla progettazione architettonica in generale con i software. E i software utilizzati sono AutoCAD, Revit e 3D Studio. Questi io li ritengo i software principali che si utilizzano all'interno della progettazione se si vuole ovviamente fare una progettazione di qualità. Per questo sono anche oggetto dell'insegnamento del mio centro Autodesk Adara Architettura. Quindi, se volete avere info sui corsi, andate su www.adararchitettura.com e se volete avere una partecipazione più attiva invece proprio alla progettazione, avere la possibilità di fare domande, di richiedere dei tutorial, il posto giusto è proprio il gruppo Progettazione Competitiva. All'interno di questo gruppo non mi stancherò mai di ripeterlo, quindi se state guardando anche la live in una fase successiva e ne state vedendo la registrazione, all'interno di questo gruppo che cosa accade? Accade che ci si collega, si possono fare domande, si possono condividere esperienze lavorative, stiamo aumentando, quindi il numero delle persone aumenta di giorno in giorno e successivamente potete, diciamo, un luogo in cui poter discutere di BIM, di progettazione e soprattutto successivamente avere, ma già da subito, dei contenuti esclusivi. Già sono stati pubblicati 3 video tutorial ad utilizzo esclusivo di chi fa parte del gruppo. E successivamente queste live che vedete che accadono sulla pagina, successivamente saranno disponibili unicamente o comunque soltanto in esclusiva per alcune volte all'interno del gruppo. Quindi solo chi avrà dimostrato maggiore interesse avrà la possibilità di interagire con me, fare domande e quant'altro. Buongiorno, benvenuti, ditemi chi siete, da dove scrivete, da dove mi state seguendo, com'è il tempo dalle vostre parti. Mi odieranno quelli che vanno al mare e che amano la spiaggia, ma io questo tempo così un po' grigio, un po' ventilato, però caldo e piacevole, lo adoro. Quindi mi scuseranno gli amanti del mare e della spiaggia. Dunque, se mi state seguendo, non esitate a fare un saluto, a scrivere un ciao, fatemi sapere chi siete, da dove mi seguite. Questa è una live dove io vi parlerò dei ruoli del BIM. Quindi vi parlerò di BIM Coordinator, BIM Specialist e BIM Manager. Faremo un po' di luce sull'argomento perché mi rendo conto che soprattutto in Italia c'è parecchia ignoranza e proprio per questo motivo ho pensato di dedicare una live apposita in cui poter parlare un attimo dell'argomento. Questa live rimarrà registrata all'interno della pagina e quindi potrete visionarla anche successivamente. Dai, come vi ho detto, primi di ottobre, quindi fino a settembre, continueremo con le live sulla pagina e poi almeno una parte delle live passerà in esclusiva sul gruppo. Perciò, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Progettazione Competitiva. Bene, allora, entriamo un po' nel vivo dell'argomento e cerchiamo di capire. Ops, la penna, scusate. Cerchiamo di capire un attimo che cosa sta accadendo nel mondo delle certificazioni o comunque nel mondo dell'edilizia e questo BIM come sta prendendo piede, che ruoli si stanno sviluppando, le certificazioni. Distinguiamo anche tra i vari ruoli, BIM Manager, BIM Specialist, BIM Coordinator e così via. Continuo a darvi il buongiorno, benvenuti, scrivetemi chi siete, da dove siete, da dove mi seguite, com'è il tempo dalle vostre parti.
E iscrivetevi al gruppo Progettazione Competitiva se non lo avete ancora fatto. Altra cosa, fate una share di questa live perché ci sono altri vostri colleghi a cui sicuramente potrebbe interessare ed essere di aiuto. Quindi approfittatene per condividere queste informazioni anche con i vostri colleghi. Dunque, anzitutto, prima cosa, questo mondo del BIM, che cos'è questo sconosciuto? Voglio raccontarvi un aneddoto prima di entrare un po' nel vivo della questione. Come vi ho detto più volte già nei video precedenti, io sto collaborando con un'importante ditta di Lecce che prende grossi appalti da milioni di euro, quindi insomma si vedono cose molto interessanti, da case dello studente a banche, a ristrutturazioni di interi condomini, alberghi e così via. E io sono stata implementata nell'organico, ho con loro una collaborazione, dove la richiesta specifica del titolare dell'azienda è stata quella, sia di seguire un progetto BIM in particolare, dato che l'ufficio tecnico, nonostante comunque molto numeroso, ancora non era in grado di sostenere al 100% un progetto in BIM, perché c'è chi si sta formando, chi ancora deve iniziare il corso di formazione, quindi insomma c'è un po' di fatica in questo senso, perché chiaramente sono oberati di lavoro e quindi non riescono a seguire tutto a 360 gradi. E proprio per questo motivo la richiesta quindi è stata uno di seguire questo grande progetto BIM di questo albergo a Firenze, e poi di traghettare l'ufficio tecnico nel passaggio in BIM, perché a differenza dei collaboratori che ci sono, il titolare ha intuito la potenza della progettazione BIM e quindi desidera farsi trovare pronto per il cambio normativo. Ovviamente non vi nego le resistenze di alcuni colleghi verso che sono anni che progettano in CAD, e che ovviamente sono un po' legati a questa modalità di progettazione, che tra l'altro è comprensibilissima, così in genere sono anche i colleghi un pochino più là con gli anni, non me ne vogliano, perché giustamente sono anni che lavorano così, hanno trovato le loro strategie, viaggiano veloci e, come in tutte le cose, quando si impara una cosa nuova, ovviamente all'inizio non si va spediti, no? Bisogna star lì un attimo a ragionare, a cercare, a capire, quella cosa non me la ricordo, l'appunto dove l'ho preso, e insomma un po' capisco che è faticoso, ma d'altronde tutte le cose nuove sono faticose. La prima volta che vi siete approcciati a una materia all'università con cui non eravate molto pratici, non credo che sia andata tutta liscia in questo modo. Quando avete imparato, non penso che siete nati con AutoCAD diffuso e già sapevate utilizzarlo. Immagino che all'inizio abbiate avuto qualche difficoltà. Vedo delle persone che mi stanno seguendo, quindi non abbiate timore a commentare, ditemi che difficoltà avete incontrato le prime volte all'approccio di un software nuovo di disegno, come poteva essere AutoCAD in quel caso. Sicuramente ci saranno state delle difficoltà iniziali. Io ricordo che a me all'inizio io non feci un corso perché ero una studentessa universitaria, quindi già avevo tante spese, andare a fare anche un corso di CAD non riuscivo in quel momento. E quindi un po' d'autodidatta, un po' ce l'aveva fatto la grazia il professore di spiegarcelo una volta, un po' chi ne sapeva di più tra i miei colleghi universitari metteva a disposizione gentilmente le proprie conoscenze, bene o male, avevo imparato ad utilizzarlo, a destreggiarmi in questo software. E mi rendevo conto che la mia conoscenza ristretta, o comunque da autodidatta, mi precludeva moltissimi tool e moltissime altre scorciatoie, che invece ho scoperto facendo dei corsi e comunque approfondendo questa conoscenza. Lì mi sono proprio resa conto di quanto tempo avessi perso durante la stessa università, perché c'erano dei tool, degli strumenti di lavoro che io da autodidatta non ero riuscita a scoprire, che invece mi avrebbero notevolmente velocizzato e migliorato l'utilizzo del software stesso e quindi anche del mio lavoro. La stessa cosa è avvenuta quando ho conosciuto Revit. Ugualmente, ho detto porca miseria, cioè che cavolo sta succedendo? E ho detto ma non è possibile che io finora ho lavorato con un software che ci ho messo un sacco ad imparare perché l'ho fatto da sola, e poi
E poi ne ho scoperto un altro che mi faceva andare estremamente più veloce. Quindi raccontatemi quali possono essere state le vostre difficoltà in una fase iniziale di apprendimento di un software nuovo. Perché battiamo su un software, dice, ma l'argomento di questa live è proprio i ruoli nel BIM. Perché il BIM, in tutta la sua apoteosi di nuova modalità di progettazione e così via, di fatto si basa, poggia le sue fondamenta, ha le sue radici su un software BIM, su un software. Quindi puoi sapere tutte le normative che ci sono al riguardo del BIM. Ma se non conosci il software che sta alla base, che è a cardine del BIM, ci facciamo niente. Cioè, dicevo a una persona che mi aveva contattato per avere delle informazioni, che era molto confuso, mi pare che ne abbiamo già parlato anche nella live precedente, che mi chiedeva informazioni sulle certificazioni e quant'altro. Intanto estremamente confuso perché aveva sentito mille cose in giro e non ci stava capendo niente. Perché c'è tanta disinformazione, quindi andate, quando scegliete un formatore, sceglietelo con attenzione, andatelo da chi vi dimostra che sta lavorando con quello e non che lo insegna soltanto, con quello che vi vuole dire, perché la teoria è un conto, però poi metterlo in pratica e lavorare con le cose è tutt'altro. A me fanno ridere i centri di formazione dove all'inizio, quando ancora non avevo un centro mio, ma sapevo comunque la materia e cercavo delle collaborazioni come docente. Mi facevano ridere alcuni centri di formazione, anche grossi, che sono presenti su Roma. Io, insomma, da Latina sono vicino a Roma, quindi frequento i centri di formazione che sono nella capitale. Chiedevano espressamente sul curriculum, chiedevano docenti con esperienza in aula. Intanto salutateci anche il cane qui dietro che segue la live. Esperienza in aula. Non che ci lavoravano, cioè la richiesta era esplicitamente dovevi essere stato già in aula, ma non faceva nulla se tu con quelle cose che insegnavi poi non le mettevi in pratica sul lavoro. E ci rendiamo conto di quello che c'è là fuori. Cavolo, cioè, e io che oggi nei miei corsi metto, non solo ti insegno il software, ma ti metto in pratica quello che ti serve per il tuo lavoro. Quindi gli esercizi sono mirati proprio sulla progettazione architettonica, su tutto quello che riguarda le fasi di vita di un edificio. Non è possibile che i centri di formazione grandi, noti, facciano questo. Quindi cerchino dei docenti che non hanno assolutamente esperienza di vita lavorativa di quello che poi vanno ad insegnare. Perché un software preso e appiccicato lì non serve a niente se poi non lo sai applicare nella tua vita lavorativa. La stessa cosa sto facendo un corso di BIM Revit presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pomezia. Gli esercizi li faccio proprio espliciti su delle cose che poi possano servire. Abbiamo fatto giusto l'altro giorno l'impaginazione, ok, che finora, diciamo, tra virgolette, abbiamo giocato, ma adesso facciamo un'impaginazione proprio come normalmente la andate a fare dentro il vostro ambito lavorativo, quindi prendiamo il logo dello studio, mettiamo tutti i dati e le informazioni che normalmente mettete su per compilare una SCIA e così via. E la rendiamo, la facciamo in un software BIM, perché è questo poi quello che ti serve quando sei là fuori e sei al lavoro. Gli esercizi presi ed appiccicati lì non servono a niente. Quindi, morale della favola, aneddoto lavorativo. Allora, io collaboro a stretto contatto in particolare con un collega che è un fan sfegatato di AutoCAD, mentre io sono una fan sfegatata di Revit. Tutto ciò che io faccio, tutto ciò che passa sotto le mie mani, passa per Revit e poi dopo su AutoCAD, perché devo comunque interfacciarmi con delle persone che non utilizzano Revit. E lui niente, continua a dirmi: no, ma con AutoCAD riesco a fare cose più precise, più dettagliate e così via. Che sicuramente è vero, in una fase iniziale è vero che vai più veloce e sei più dettagliato su AutoCAD. Però è successa proprio una cosa molto carina. Dunque, dobbiamo consegnare gli spiccati di una villa, quindi dobbiamo dare le misure dei muri e quant'altro. E io, per andare di fretta, purtroppo, perché c'erano tante, tante cose da fare, non c'era chiaramente solo quel progetto da seguire,
avevo inserito fisicamente le porte dentro Revit dando la misura utile della porta, quindi facendo una nota per le tavole che andavano in cantiere dicendo che quella era il passaggio utile e quindi i muratori che dovevano poi andare a costruire le pareti dovevano poi quindi calcolarsi quei 5-10 cm in più per lasciare poi lo spazio utile alla porta. Sicuramente su una tavola di cantiere è bene che ci siano tutte le informazioni, quindi non lasciare margini di calcolo ai muratori e libera interpretazione. Quindi lui sicuramente ha fatto un'osservazione corretta, che era preferibile inserire fin da subito la misura dello spazio, diciamo, lordo della porta piuttosto che dello spazio netto. E è una cosa che assolutamente si può fare dentro Revit. Non è che Revit perché è un software BIM allora preclude delle informazioni. È che per fare quella cosa su Revit, rispetto al tempo che ci sarebbe voluto su AutoCAD, dove prendevi e andavi a fare un taglio e cucito delle murature, ci avrebbe richiesto un po' più di tempo, perché sarei dovuta entrare nella famiglia della porta, creare un ulteriore spazio vuoto che però non veniva computato nello spazio utile, in modo tale che quando poi la riportavo nel progetto avrebbe dato la possibilità di misurare sia lo spazio netto, quindi lo spazio di passaggio, che lo spazio lordo. Quindi sicuramente è una cosa che sapevo fare e potevo fare, ma presa dal consegnare 1.000 tavole e cose, avevo preferito fare una nota perché il tempo stringeva e il cantiere doveva andare avanti. Su delle cose, e poi mi ha fatto ridere questa cosa, su delle note che mi sono state lasciate, perché in questo caso non sono io il progettista dell'edificio, quindi io aiuto tutta la produzione dei documenti di cantiere, e il coordinamento del computo metrico, tutto ciò che è materiali e quant'altro, però comunque le scelte progettuali in questo caso non sono io la prima che deve fornirle, collaboro, ma non sono io il progettista e direttore dei lavori in questo caso. Nello spostare porte, cose, cavoli vari nelle sistemazioni sulle ultime richieste del cliente, mi sono resa conto che in alcuni casi il controtelaio delle porte scorrevoli, nel fare proprio questo taglio e cucito su AutoCAD, non era stato considerato adeguatamente, e quindi in alcuni casi era stato conteggiato solamente lo spazio netto, il famoso spazio lordo della porta. Però poi il controtelaio era stato un attimo dimenticato e quindi ci andava la misura della porta, ma non ci andava il controtelaio, perché il controtelaio era rimasto quello vecchio. In quel momento il collega che si era occupato di fare questa cosa aveva tenuto conto solo di questo aggiornamento, soltanto dello spazio netto, non contando che, aumentando ovviamente le dimensioni della porta, aumentava anche poi la dimensione del controtelaio. E quindi diciamo, questo poteva portare poi alla problematica che quando andavi a mettere la porta in cantiere non ci entrava sulla base degli spiccati, delle misure prese. Problemino non da poco. Ma perché era accaduto questo? Perché è vero che su AutoCAD disegni velocemente in maniera dettagliata, ma è vero anche che il grande rischio è focalizzarsi sul particolare senza tenere conto di tutto quello che accade in maniera generale nel resto dell'edificio e nel resto del sistema. Nel mio caso, quando io ho riportato queste informazioni e queste sistemazioni sul mio progetto BIM, andando a modificare la dimensione della porta, siccome Revit ti dà la porta con il controtelaio, mi sono immediatamente resa conto che c'era un problema e che questa porta non ci entrava. Non almeno come era distribuita in quel momento la stanza, cioè non, era finito il muro, finito. Quindi abbiamo dovuto trovare un'altra soluzione per poter sistemare ed alloggiare correttamente questa porta. Signori, questi sono gli errori che poi ti fregano o che ti fanno perdere un sacco di tempo nella progettazione. E allora, sì, è vero che magari su AutoCAD viaggi veloce in maniera istantanea su alcuni dettagli, però poi il conto ti viene presentato alla fine, perché puoi perdere di vista l'insieme e rischi di fare errori grossolani, pure se questo collega io lo ritengo veramente un valido progettista. È molto bravo, ha molta esperienza, sa proporre moltissime soluzioni, ma a mio parere non è, diciamo, aiutato da un software valido che tenga
tenga testa alle sue capacità, perché io penso veramente che sia una persona molto competente, e questo errore chiaramente è stato semplicemente un errore di distrazione dovuto sempre dalla mole di lavoro e dalla fretta. Però se avessi avuto un software BIM che è creato appositamente per evitare questi errori umani, non sarebbe successa questa cosa e la progettazione sarebbe andata a buon fine subito la prima volta, senza che magari io avessi avuto necessità di rimetterci le mani. Quindi questa è una cosa molto importante, consideratela nel vostro lavoro. Una fatica iniziale in più sull'elaborazione di un dettaglio, sulla modifica di una famiglia, su qualunque cosa. Poi, però, in termini di computo, in termini di gestione dell'insieme, di correttezza complessiva del progetto, va sicuro che fa la differenza. E io lo sto vedendo proprio concretamente nella mia attività lavorativa, perché mi trovo a interfacciarmi continuamente con persone che ancora fanno resistenza, che non solo, diciamo, preferiscono lavorare, continuano a preferire lavorare su CAD, ma continuano a fare resistenza in questo senso. E niente, la cosa paga. In questo corso che sto dando in aula, mi chiedevano: ma allora è possibile iniziare a progettare direttamente su Revit? Non c'è bisogno prima di passare su CAD e poi su BIM? Cavolo, no! Cioè, magari ci fosse direttamente l'avviamento della progettazione, in BIM. Magari, magari iniziassimo tutto lì. Cioè, perderemmo un sacco di problemi, ce li lasceremmo indietro e subito andremo veloci e spediti verso poi gli elaborati che ti permettono di rendere esecutivo il tuo progetto. Quindi vi volevo raccontare questo aneddoto perché è veramente cioè sta proprio mi ha fatto ridere perché tanto era l'accanimento su AutoCAD che poi alla fine ci siamo scordati i controtelai delle porte in giro. Quindi insomma. Non pensate che una fatica iniziale nell'apprendimento di un software, ma di un software come in tutte le cose nuove della vita, signori, dai, tutto ciò che è nuovo all'inizio ci fa un po' più fatica apprenderlo, andare veloci, ma se uno ci si impegna, poi diventa veloce nell'apprendimento e anche nell'esecuzione. Ma quando avete preso la patente all'inizio, scusate, eravate tutti veloci e scattanti, già sapevate la marcia, il cambio, il volante, le frecce, guardare lo specchietto, cioè all'inizio. No, non ci capisci nulla, non sai, ci deve essere l'istruttore lì accanto che ti racconta, che ti dice fai questo, fai quello, che ti suggerisce le cose da fare perché tu hai tante cose da controllare tutte insieme. Oggi, mentre guidate, le donne si truccano, stai al telefono, mandi un messaggino, c'è cioè chi un altro qua si mette anche a cucinare mentre guida, scusate. Quindi ciò che all'inizio ti può sembrare faticoso, in una fase successiva diventa con la pratica assolutamente scorrevole e agevole da fare, addirittura te lo dimentichi. Cioè io ormai mentre progetto in BIM magari mi metto un video di formazione di sottofondo, piuttosto magari mentre sto facendo un computo medico che ci vuole particolare attenzione, no. Però cioè, ormai è talmente veloce, l'ho talmente interiorizzata la progettazione BIM che proprio è automatizzata per il mio cervello. Posso fare, posso tanto che posso dedicare anche una parte della mia attenzione su altro. Ma veniamo a noi, quindi questo era un aneddoto che vi volevo raccontare perché mi ha fatto veramente sorridere. Poi no, non si può insegnare qualcosa di nuovo a chi non ha desiderio di crescere, di imparare, di migliorarsi, di affacciarsi ad altro. Però è vero pure che delle volte non basta, cioè non è sufficiente solo la voglia perché c'è la normativa che sta lì e poi ci si deve adattare e basta. Quindi meglio se vi fate trovare pronti, belli, scattanti e preparati e non che quando poi arriva il cambio di normativa dite oh mio Dio, l'avessi fatto prima questo corso di formazione. Allora, parlando di normativa, signori, passiamo alle note ufficiali. Normativa sulla progettazione del BIM. Allora, intanto io continuo a vedere persone che si collegano, non siete timidi, scrivete da chi siete, da dove venite, fate un ciao semplicemente. Se avete domande non esitate, non mi fate fare solo il monologo, insomma, se avete curiosità o domande a cui rispondere, assolutamente sentitevi liberi. Dunque, parliamo di normativa. La normativa che regola un po' tutta la sfaccettatura del BIM, ma in particolare dei ruoli BIM, è la normativa UNI, ve la leggo, 11.37, scusate, 33.7, quindi 11.337, in particolare la parte 7, magari dalla regia. Ce la trascrivono un attimo, così la vedete tutti quanti.
Quindi questa normativa specifica un po' come cosa succede all'interno dell'ambito BIM e ci dice anche i ruoli come sono definiti e quali sono i ruoli principali. Allora, sicuramente ne avrete sentito parlare. I ruoli, scusate, sappiamo che l'argomento si fa caldo. Dunque, i ruoli principali sono BIM, l'avrete sentito, BIM Specialist, BIM Manager e BIM Coordinator. C'è la nebbia nel cervello dei progettisti italiani perché purtroppo nessuno ne parla in maniera approfondita. Dunque, che cosa sono, chi sono e che cosa fanno? E intanto capiamo l'ordine gerarchico. Allora, il più importante di tutti è il BIM Manager, è quello che governa un po' la situazione e che gestisce tutto il processo costruttivo e il processo edilizio. Segue poi il BIM Coordinator, che lo dice il nome stesso, fa appunto da coordinatore di chi? Dei BIM Specialist. Quindi c'è il BIM Manager, il BIM Special, scusate, il BIM Coordinator e il BIM Specialist. Regia, possiamo scrivere la normativa UNI? Grazie mille. C'è la regia, voi non la vedete, ma fervono le attività qua intorno. Quindi. Anzi, scusate, ma io posso scrivere i commenti, ve li scrivo direttamente io. Io ogni tanto scopro pezzi delle live su Facebook. Allora, uni, 11, 33, 7, parte 7. Bello senza occhiali, si sta. Eccola, abbiamo scritto insieme. Wow, che spettacolo! Ah, intanto benvenuto anche a Donato che ci segue dal gruppo. Benvenuto, ciao. Dunque, vi stavo dicendo, quindi il BIM Manager. Allora, anzi no, scusate, partiamo dal basso, facciamo ordine a partire dal basso, così andiamo via via salendo e specificando con i dettagli. Allora, il BIM Specialist è colui che anzitutto sa utilizzare un software BIM. No, non se ne esce, signori, puoi avere tutte le certificazioni che nel mondo, ma la devi sapere. Quindi, se non la sai, la devi imparare. Ciao Donato, benvenuto anche a te, dal quel di Roma, se non mi sbaglio. Allora, i BIM Specialist sono coloro che si occupano dello sviluppo del modello 3D, quindi sono un po' lo zoccolo duro, le persone senza il quale tutti i dettagli si fa un po' fatica a crearli, perché chiaramente i progetti BIM sono sostanziosi e portarli avanti da soli. Insomma, il bello del BIM è proprio il work sharing, ne abbiamo parlato nella live precedente, cavoli, utilizziamola, quindi collaboriamo tra professionisti, velocizziamo le operazioni. Dunque, detto ciò, abbiamo quindi il BIM Specialist che si occupa di produrre il modello 3D e successivamente di estrarre da questo modello 3D tutti gli elaborati 2D. Quindi piante, prospetti, sezioni, computi metrici e soprattutto fare anche le dovute verifiche strutturali, impiantistiche, tutto tecnologiche, tutto quanto. Quindi tutto ciò che è comunicazione, realizzazione del modello e comunicazione verso l'esterno attraverso la produzione di elaborati grafici, relazioni tecniche, computi metrici, beh, magari capitolati d'appalto ancora no, però insomma. Tutto questo compete al BIM Specialist. Quindi, cosa fondamentale è che il BIM Specialist ovviamente sappia utilizzare un software BIM. Ora, usate quello che vi pare, ma usatelo, perché l'importante è che si lavori tutti sullo stesso software, quindi il BIM Specialist ci si augura che abbiano almeno tutti le stesse competenze. E soprattutto occhio perché nel caso di Revit si deve utilizzare tutti la stessa versione del software. Non si può fare salvataggi nelle versioni precedenti, questo è l'unico neo di questo software. Quindi attenzione quando lavorate in team, assicuratevi, che si abbia tutti la stessa versione. Poi ci sono i BIM Coordinator. I BIM Coordinator sono appunto i coordinatori di chi? Del BIM Specialist. Ovviamente ne basta uno per una serie di BIM Specialist. E sono coloro che coordinano il lavoro, si assicurano che i processi lavorativi vengano attuati concretamente. Vi parlavo l'altra volta che c'è assolutamente necessità di seguire dei processi lavorativi, che non si può andare a casaccio, perché l'andare a casaccio è il modo migliore per fare guai all'interno della progettazione BIM. Quindi sono i BIM
I BIM coordinator sono garanti di questo processo, del fatto che non ci siano persone autonome che facciano i cavoli loro, perché è fondamentale che quando si lavora in team si lavori tutti insieme e tutti coordinati. Sono anche le persone che aggiornano le librerie. La fatica delle volte che io faccio in questa azienda, ecco, è perché magari delle volte non riesco a stare al passo con le cose, è perché devo fare tutto io da sola. Perché non c'è nessun altro che sia in grado di sistemare, di interfacciarsi con un software BIM. Quindi chiaramente è una mole di lavoro non indifferente per una persona sola. Se io devo, tra virgolette, investire il mio tempo nella produzione nell'aggiornamento del modello, nella produzione di elaborati grafici, sia per documenti ufficiali di contratto che per il cantiere, che sono due cose diverse, ovviamente non vanno le stesse informazioni, sia in più devo aggiornarmi le famiglie, costruirmi la doc per quello che mi serve sulla base delle esigenze di progettazione dell'interior design. Signore, capite che per una persona sola gestire un edificio da 7 milioni di euro più tutti gli altri appalti e commessi che ci sono di condimento della cosa non è proprio una cosa rapida. Se ci fosse, per esempio, già un altro BIM, almeno un altro BIM specialist o un BIM coordinator ad aiutarmi, tutto l'aspetto della modellazione delle famiglie, che non è assolutamente una parte irrilevante della progettazione, potrebbe essere sicuramente snellita. La creazione delle famiglie personalizzate sulle esigenze di un progetto, signori, non è assolutamente da sottovalutare. Infatti, c'è chi, pensate, lavora solo su questo. Mi chiedevano questa cosa proprio ieri a questo corso di formazione. E dicevano: ma io posso lavorare anche solo con la creazione delle famiglie? Cavolo, ha voglia! Cioè, le famiglie, la realizzazione e la personalizzazione delle famiglie dentro un software BIM, quindi le famiglie, se non siete pratici, sono i singoli componenti, quindi il tavolo piuttosto che la porta, piuttosto che il complemento di arredo e così via. Ovviamente ci sono delle librerie standard a cui fare riferimento, ma non è detto che possano bastare. Ah, vediamo un commento. Che la generazione BIM è soltanto una complicazione del sistema di architettura di un edificio. Beh, Filippo, allora ci sono diverse opzioni. Sicuramente ognuno è libero di pensarla come preferisce. Sta di fatto che la normativa sta cambiando e quindi, volenti o nolenti, piacevoli o meno, questo sarà un salto che dovremo fare. Quindi il mio consiglio è quello di farsi trovare preparati al cambio normativo. In Italia la normativa ancora non obbliga la presenza di un BIM manager, ma lascia la libertà di farlo alla stazione appaltante. Già, se vuoi andare a lavorare all'estero, per esempio in Inghilterra, la figura del BIM manager piuttosto che il BIM specialist è obbligatoria, quindi non ne usciamo. Se guardiamo avanti, il BIM sarà il futuro, quindi sia che lo vogliamo, sia che non lo vogliamo, sia che ci fa comodo, sia che no, dovremo comunque adeguarci. Il mio suggerimento, visto che tanto il cambiamento presto sarà obbligatorio, è quello di farsi trovare pronti e, se proprio non ci piace, è quello di perlomeno trovare un po' una familiarità. Personalmente, a me il BIM ha assolutamente semplificato il lavoro e lo ha velocizzato, mi ha permesso di prendere più lavori e quindi di guadagnare anche di più perché risparmio tempo nella progettazione, e soprattutto, ecco, nel caso dell'ingresso in questa azienda, mi ha permesso di entrare come persona assolutamente nuova, e di farlo soprattutto con uno stipendio importante rispetto magari ad altri collaboratori che sono lì da più tempo di me. Quindi le opportunità il BIM lo crea e chi è in grado di coglierle, vi assicuro che ne troverà beneficio. Poi ovviamente ognuno è assolutamente libero di continuare a progettare nella maniera che gli è più utile e confacente. Occhio però al risvolto normativo, che non è cosa da poco. Quindi abbiamo chiarito un po' il BIM Specialist, che cos'è e che cosa fa, anche il BIM Coordinator, quindi riepiloghiamo. Il BIM Specialist si occupa di andare a sistemare il modello e dal modello estrarre tutti gli elaborati grafici 2D, quindi piante, prospetti, sezioni, tutto ciò che serve a comunicare le specifiche del progetto, più campo di metrici, che è anche una delle parti fondamentali. Il BIM Coordinator
coordina appunto i BIM specialist, va a quindi creare riunioni per la suddivisione del lavoro, crea le famiglie che possano facilitare il lavoro ai BIM specialist, cos'altro? Si assicura che il processo formativo e produttivo sia sempre seguito dai BIM specialist, perché se si lavora in maniera coordinata e ovviamente se si deve lavorare in team ci devono essere comunque, tra virgolette, delle regole di gestione da seguire, non è che ognuno può fare come gli pare, ci deve essere qualcuno che coordina il lavoro in modo tale che tutto il flusso lavorativo sia agevole e insomma, il più scorrevole possibile. E poi, signori, top of the top c'è il BIM manager. Dunque, il BIM manager ha un ruolo cruciale e per quanto girino persone che si vantano di essere BIM manager, poi bisogna andare veramente a stringere per vedere se ne hanno effettivamente le competenze. Questo perché il BIM manager innanzitutto ha una conoscenza estremamente approfondita del software, quindi non ha scuse, nel senso le deve sapere praticamente tutte. Deve essere in grado di preparare il file di modello centrale. Ne abbiamo parlato nella live precedente sul work sharing e quindi se non l'avete vista andatevela a rivedere, ne abbiamo parlato in maniera abbastanza approfondita di che cos'è, poi anche all'interno dei miei corsi io lo spiego molto bene in maniera dettagliata con quattro semplici mossi come fare veramente un ottimo work sharing. E successivamente abbiamo parlato anche proprio della condivisione del lavoro, che è quella che sta alla base del lavoro del BIM manager. Il BIM manager quindi che cosa fa? Innanzitutto crea il modello principale, quindi il file genitore da cui poi successivamente tutti gli altri verranno generati. Quindi se vi ricordate, quando abbiamo parlato di work sharing, la possibilità di lavorare in contemporanea più persone sullo stesso file, accade proprio grazie al work sharing. E successivamente questo che cosa permette di fare? Permette di lavorare agevolmente in più persone. Dunque, fare questo ci permette di velocizzare i tempi di lavorativi, ci permette di poter snellire il processo. Come vi ho detto, ho collaborato con uno studio in cui lavoravamo con il BIM e successivamente ognuno aveva le sue cose da fare, quando c'era il giorno di consegna, tutti quanti a lavorare in contemporanea sullo stesso progetto. 2 ore, eravamo in 3-4, non era uno studio grandissimo, era come se ci avessimo lavorato in 8 persone. Quindi, bella cosa, chiudevamo le consegne veramente in maniera molto snella. Il BIM manager quindi non solo genera il modello, quindi il file principale, ma si preoccupa anche di assegnare il lavoro a tutti i BIM specialist tramite anche un'interfaccia con il BIM coordinator e questo quindi permette di snellire notevolmente la gestione del lavoro e tutto il resto. In particolare, sì, vi ho detto tutto. Esatto, si occupa di gestire le fasi lavorative, tutto ciò che compete anche prevenire eventuali interferenze lavorative, perché ci sono all'interno di un cantiere. Quindi poter proprio gestire la progettazione e le fasi di vita della costruzione di un edificio. Questo è molto importante. Il BIM manager io penso che abbia veramente un ruolo chiave. E spesso anche è sottovalutato delle volte, nelle aziende si tende a lavorare molto velocemente e purtroppo si perde il fatto che ci debba essere una persona che sia da riferimento, che sia fondamentale per coordinare le altre persone che ci lavorano e che soprattutto tenga insieme tutte le informazioni. Non basta ovviamente tenere un modello BIM a livello di software aggiornato, ma anche proprio le informazioni di cantiere, le ultime decisioni, le ultime novità, le eventuali problematiche quando lavori su un edificio esistente. Uff, mamma mia, su questo cantiere, noi stiamo gestendo un cantiere che sta nel centro storico di Firenze, siamo a 5 minuti a piedi da Santa Maria Novella e
signori, che ve lo dico a fare, cioè un edificio storico dove sono state fatte all'interno mille rifacimenti nel tempo. Quando siamo andati a demolire i controsoffitti, ne abbiamo trovati dai 2 ai 3, 4 controsoffitti prima finalmente di arrivare ai solai strutturali e capire che cosa cavolo ci stava là dentro. Quindi ipotesi di progettazione che purtroppo non potevano essere più sviluppate perché alcune cose purtroppo su edifici storici, su edifici esistenti, ma soprattutto su edifici storici, ti rendi conto che esistono delle problematiche solo quando vai a rompere, perché sì, ti ci fai un giro all'inizio, ma poi le cose vere come stanno le noti solo quando vai a rompere e vai a vedere cosa c'è dietro. Solai che stavano più di là che di qua e non si sapeva come avevano fatto a reggere finora. Quindi tutta una serie di cose da sistemare che hanno creato no, moltissimi nodi nella progettazione. Quindi mentre il cantiere andava avanti, mentre il cantiere andava avanti, noi ci trovavamo a portare la progettazione delle volte un passo indietro. Quindi purtroppo il cantiere andava avanti e noi avevamo delle problematiche tradizionali da risolvere. Questo gestire tutto attraverso un software BIM è stato estremamente importante. Vedo dei commenti, leggiamo un attimo. Allora. Ok, sì, sicuramente è un'ottima cosa poter collaborare con altri professionisti e mettere a frutto conoscenze diverse. Questo è possibile con un software BIM perché prevede proprio, è fatto appositamente per mettere insieme diverse persone che abbiano diverse conoscenze a livello lavorativo a collaborare e dialogare con loro. Quindi questo sicuramente anche lo scambio tra progettisti, anche tra i medesimi è assolutamente utile. Grazie Filippo per questo commento. Dunque, veniamo a noi. Quindi, li abbiamo detti tutti e tre. BIM Specialist, Zoccolo Duro, produce elaborati e gestisce il modello 3D. BIM Coordinator coordina i BIM Specialist e si assicura che la divisione del lavoro sia fatta e predispone la creazione di elementi costruttivi quali le famiglie per appunto sviluppare tutto ciò che concerne al progetto. BIM Manager sta a capo di tutta la catena, prepara il modello, gestisce le fasi lavorative, le fasi del lavoro dell'edificio e le interferenze. Quindi sono tre figure fondamentali. Spesso, chiaramente nelle aziende più grandi si trovano tutti e tre, nelle aziende più piccole magari c'è una persona che fa da riferimento e altre che lavorano e insomma è capace che si trovano tranquillamente a lavorare insieme. In ogni caso è quello che serve per poter lavorare, quindi lo scambio tra professionisti. Parliamo anche un attimo di certificazioni. Ne abbiamo già parlato nella live precedente, proprio in merito a una chiamata che avevo ricevuto da parte di una persona che chiedeva informazioni sulle certificazioni. Dunque, le certificazioni proprio come BIM Manager, BIM Specialist e BIM Coordinator in Italia non sono ancora obbligatorie. Nel senso che è rilevante che si sappia utilizzare un software BIM, ma non è rilevante ancora per essere assunti come BIM Manager piuttosto che BIM Specialist, eccetera, eccetera, che quella persona abbia la certificazione. In Italia, almeno allo stato attuale, ad oggi. Già, se vi spostate in Inghilterra, se volete lavorare con un software BIM, senza certificazione non andate da nessuna parte. Ci sono enti certificanti vari ed eventuali, in Italia ce n'è uno o due, insomma, che sono un po' a capo della catena, ma la certificazione in questo momento non è una cosa proprio agevole, nel senso che per potersi certificare ci vuole una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. Più la presentazione di una lunga serie di requisiti dentro da ripresentare per continuare a certificarsi ogni anno. Ciao Giancarlo, grazie dei complimenti, è un piacere averti qui. Ti seguo e vedo che fai un sacco di cose interessanti. Spero, insomma, tutto bene. Salutami anche Adele. Un bacio, ciao, voi Milano, giusto? Torino, dalla regia suggerisco. Allora, torniamo a noi. Certificazioni.
Vi dicevo, quindi non sono semplici da conseguire perché è un esamone a tutti gli effetti, giustamente perché gli esami qua sono buoni tutti a farli, un esame serio che certifica una competenza importante, è giusto che sia fatto in un certo modo. Quindi prova pratica, prova scritta e prova orale. Devi sapere il software, conoscere il software e devi anche conoscere la normativa Torino. Sì, Giancarlo, scusami, ho avuto un lapsus. Fatto questo, non solo, la certificazione dura 3 anni, quindi dopo 3 anni, se mostri di avere una serie di requisiti, ti viene riconfermata. Questi requisiti sono dimostrare di aver lavorato per almeno 3 mesi non consecutivi in progetti BIM, successivamente aver dimostrato di aver seguito un corso di aggiornamento del software, quindi ritorniamo all'importanza di conoscere il software, e dulcis in fundo, se non sbaglio, anche, vediamo un attimo, sì, gestione dei reclami. Quindi devi poter dimostrare che se ci sono stati dei reclami li hai gestiti nella maniera più corretta. E cavoli, non è cosa da poco da dimostrare. Quindi a voi la scelta in questo dipende dove, secondo me, dipende dove lavorate e se avete intenzione di trasferirvi a lavorare all'estero, perché in questo momento la certificazione BIM è obbligatoria all'estero, non ancora in Italia. Certo è che stiamo parlando di certificazione, non di conoscenza del software, che secondo me invece è fondamentale. È fondamentale, signori. Io continuerò a battermi per questo perché la mia vita lavorativa come progettista è migliorata. Io non torno più indietro, mi trovo assolutamente bene con la progettazione BIM. Quindi vi invito quantomeno a provare questa cosa nuova se non la conoscete e a dargli il giusto tempo per digerirla, perché all'inizio le cose nuove sono faticose da digerire, non c'è niente da fare. Tutto ciò che devi imparare ex novo, a meno che non hai la scienza infusa, ci vuole un po' di tempo e un po' di impegno. L'abbiamo detto, no, per la patente, per quello, per quell'altro, cioè richiesto un po' di impegno. E oggi sono cose che fate in maniera assolutamente automatica, quindi abbiate, insomma, provatela per poter dire sì o no, per poter dare un parere e soprattutto provatela per un tempo significativamente importante che vi dia modo veramente di sperimentare, non solo di star lì, oddio, mi impanico, questa cosa nuova non la so fare, stavo meglio quando stavo su un software CAD. Quindi datevi il tempo per imparare, apprendere, comprendere e testare. Se volete, se ancora avete, insomma, delle resistenze, se volete giustamente ancora prendere informazioni sulla progettazione in BIM, vi suggerisco la guida del software che secondo me, insomma, è un po' l'eccellenza, ma perché fa parte della casa produttrice dell'Autodesk, quindi è semplicemente la più diffusa al mondo e noi dobbiamo parlare con quante più persone. Il successo, signori, ricordatevelo, passa attraverso gli altri, quindi se pensiamo di far tutto da soli, avremo vita breve nel mondo lavorativo. Soprattutto l'ambiente della progettazione edilizia non è un ambiente dove puoi fare tutto da solo, perché ci servono tante competenze e tante maestranze, e avere per tra le mani, conoscere un software che vi permette di dialogare con quante più persone possibile, sicuramente è una buona chiave di lettura per poter parlare con le persone. Quindi dalla regia ci inviano il link della guida ufficiale a Revit, che vi suggerisco di valutare se volete avere un'idea di come funziona il software, senza oltre ovviamente magari a scaricare la versione di prova gratuita, così insieme alla guida per 30 giorni potete sperimentare l'utilizzo del software e valutarlo. Ecco che dalla regia ci mandano il link. Silvia, benvenuta anche a te nella live, è un piacere averti qui. Parlando proprio di colleghi dell'azienda. Quindi vi suggerisco di acquistare la guida e iniziare a provare il software, prendere la versione valutativa di 30 giorni, iniziare un po' a scaldare i motori per cercare di capire meglio i benefici e di che cosa si tratta.
E soprattutto ci sono trovate in questo momento sul canale YouTube, ma anche all'interno del gruppo Progettazione Competitiva, trovate parecchi video tutorial sia sul disegno CAD, perché comunque ancora fa parte del mondo della progettazione, che sulla progettazione BIM. Quindi questo vi aiuta un po' nella partenza, nello startup, e poi nel momento in cui volete approfondire la conoscenza del software in maniera veramente professionale, completa, senza lasciare l'apprendimento al caso, visitate la mia pagina dei corsi, Adara Architettura slash Adara Corsi. Adesso dalla regia arriva anche questo link che vi permette di iniziare ad apprendere come si deve questo software così importante e presente al mondo d'oggi. Non sottovalutare assolutamente l'aspetto formativo e soprattutto il formarvi da chi non solo la sa, ma anche ci lavora. Diffidate delle imitazioni, diffidate di chi lo studia soltanto, ma semplicemente non perché io ho conosciuto persone molto brave e molto competenti che insegnavano il software. Però il fatto che non lo mettevano in pratica nella vita lavorativa, perché avevano scelto soltanto la carriera della formazione, che è assolutamente legittimo, poi non, magari non avevano quella velocità nel risolvere dei nodi anche proprio di tipo lavorativo, cioè magari ti capita, devo disegnare la scala in questo modo perché al lavoro mi capita di fare questo, come faccio? Magari chi fa solo il docente e non ci lavora anche, ecco, è arrivato anche il link dei miei corsi, non riesce a risolvere le problematiche in questo, che poi sono quelle della quotidianità lavorativa, e a consigliare velocemente gli studenti. Proprio per questo vi invito a raggiungere il gruppo Progettazione Competitiva, e se avete dubbi, nodi da sviscerare o anche piccole chincaglierie lavorative che volete condividere, siete ovviamente i benvenuti. Il gruppo è un gruppo ristretto, è solo per progettisti edili, ingegneri, architetti, geometri, insomma, chiunque comunque fosse non interessato, chi fa progettazione nella vita, progettazione edile. E all'ingresso del gruppo dovete rispondere a tre domande, quindi da dove siete, di dove siete, di che cosa vi occupate, quindi se siete architetti, ingegneri, geometri, insomma, il vostro ruolo lavorativo nella vita, e a cosa siete interessati. Noi verifichiamo il vostro profilo, verifichiamo che siete ovviamente in target, perché il nostro scopo su questo gruppo non è assolutamente fare numero. È arrivato anche il link del gruppo, quindi se non l'avete fatto, iscrivetevi. C'è tanto da veramente da su cui formarsi. Non accettiamo tutti perché lo scopo non è far numero, ma è semplicemente creare una nicchia di persone interessate alla progettazione, a fare del loro meglio, a migliorarsi come progettisti, e in particolare ovviamente il focus è sulla progettazione BIM, perché se non l'avete capito è un po' il mio cavallo di battaglia. Signori, per oggi è tutto. È stato un piacere avervi qui con me per questa oretta. Vi faccio sempre i complimenti perché io comunque vado live il sabato e la domenica in orari dove sicuramente, insomma, il tempo non è molto per la quale, però normalmente ci sono belle giornate e le persone magari sono al mare, invece io continuo ad avere persone collegate negli orari più disparati, quindi questo insomma, mi fa molto piacere. E vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Restate collegati sulla pagina, mettete un like e metti un segui, così saprete di preciso quando c'è la prossima live e di che argomento si tratta. E soprattutto, se avete delle richieste di argomenti di formazione, scrivetemi, che così magari potranno essere valutati come oggetto delle live successive. Vi saluto, vi auguro una buona domenica. Ciao Donato, è stato un piacere anche averti qui. E ci vediamo, signori, la settimana prossima. Ciao ciao, buona domenica!